vicoli dei quartieri popolari di Napoli esercitano la loro professione numerosi maghi e guaritori. Questa attività non è certo esclusiva di Napoli, al contrario, è diffusa ovunque, nelle grandi città sia del sud che del nord, nelle campagne, come a Parigi, a New York, come a Rio de Janeiro. Ma se la funzione magica è ovunque protettiva, la magia si presenta con modalità diverse e con articolazioni diverse per quanto riguarda la città e per quanto riguarda la campagna. I maghi di città, quelli ai quali si rivolge prevalentemente la piccola e media borghesia, fanno le carte, leggono la mano, si dilettano di astrologia, indagano sul futuro. Essi forniscono risposte a individui che, anche se non se ne rendono conto, partecipano a quel processo di rivalutazione dell'irrazionale che sembra, almeno in parte, caratterizzare il mondo contemporaneo. Il contadino, invece, si rivolge alla sfera magica come all'unica sfera che possa fornire risposte tradizionali ai suoi tradizionali problemi. Cioè, per il contadino, la magia appartiene alla sua storia. Ma nei quartieri miserabili delle grandi città, la magia si presenta in forme molto simili a quelle della magia esercitata nelle campagne. Al mago si rivolgono prevalentemente persone povere e disperate, che non trovano risposte alle loro pene e ai loro problemi. Anche per loro, la magia è qualcosa di consueto, che fa parte della loro storia e della loro vita, che non fa paura. Maria, una maga che esercita in un vicolo della Napoli popolare, è proprio una portatrice della magia contadina. È nata in un paese delle Puglie, dove ha cominciato precocemente il suo mestiere. Trasferitasi a Napoli, passata dalla miseria contadina a quella degli emarginati urbani, ha continuato ad esercitare il suo mestiere, caratterizzato da elementi molto arcaici: formule, spigli e chiodi conficcati nelle bambole, attaccature e fatture con teste di animali e zampe di pollo, cordicelle annodate, colpi battuti col piede sul pavimento per schiacciare simbolicamente il male e allontanarlo per sempre. Maria lega, fa attaccature e nello stesso tempo può togliere le fatture che provocano malattie, disgrazie e morte. Elimina il male in un ambiente familiare e povero, in una casa simile a quella dei suoi clienti, in uno spazio che non fa paura. Signora, da quanto tempo vi occupate di magia? Da 8 anni. C'avevo 8 anni. E come è successo? È come è successo che mia madre è maestra di scuola. Dopo devi studiare, mi insegnare questo perché ho degli occhi malati da piccola. Ma vostra madre si occupava anche lei di magia? Sì, sì, anche lei di magia. Ma magia grande, non come queste che mi ha insegnato a me, è una cosa più grande. Voi le fate e liberate anche dalle fatture? Le facci sempre per bene. Però vi occupate di attaccature, per esempio, di tipo amoroso? Sì, sì, di attaccature di tipo amoroso, di attaccature di amanti, di attaccature se un marito e moglie lasciano, faccia fa facci, per i bambini, tutto questo. Oh, e per quelle che riguarda le malattie? Riguarda le malattie, vengono, chiami il corpo della persona, faccio i carte. Quelle che mi esce di che tu c'hai questa, metta la mano a posto e dove tengo male. Poi metta, chiamo un'altra volta e metta la mano a posto una donna di noi. Se mi dicono sì, tutto ciò quelle che io chiami, e allora dico vieni dal sogno, sogno 3 volte. Poi brucia la camicia e faccio stare bene con scongiuro. Se non mi rispondono tutto ciò questi che dico io, allora andate a fare un medico perché è malattia, perché la coscienza è coscienza. Allontano mi vedi, avvicino mi scongiuto, un capo mi scongiuto come una capipi che già stendono. Mi scongiuto e non attacco quando ha fatto tutto quello che vuole. Vuoi da cielo, vuoi da terra, vuoi da madre, vuoi da legna, da volta, il cervello, stendino e mi sono. Mi ha dato Marco sotto la terra, gli dà scongiutato. Talmente che ha scongiuto fatto, sotto i vitamini ha pigliato. Per 5 capi mi ha pigliato, a Pasquale, sotto i vitamini mi ha portato. Allontano ti vedi, avvicino ti saluto, Pasquale, un capo ti sale, come una capipi che già stendono. Ti attacca e non ti sciocca quando ha fatto tutto che vuole. Guarda cino, guarda terra, guarda madre, guarda legna, da volta, il cervello, stantino e mezzo. Allontano da vedo, che l'ufficio avete andato, con la messa di celebrare, perché l'otto che avete concertato, scongiuriamo a Pasquale. Talmente che scongiuriamo forte, sotto epidemia, non dobbiamo morire. Guarda cino, guarda terra, guarda madre, guarda legna, da volta, il cervello, stantino e mezzo. Guarda Marco sotto la terra, parta, andò Pasquale. Per 5 capelli mobiliati, per giacchetto mobiliati, perché l'uno mi attacca, sotto epidemia mi ho cagliato. Talmente come ho cagliato forte, sotto epidemia da pigliamo. Ehi già, e già di qua.
Qui sei stato malato, ma adesso è stato bene. Sì, sì. Adesso che sei venuto a fare qua? E ora le fa vedere se è un'attaccatura, che la pancia non viene più fuori, sì. Ma è già dato fatto che l'attaccatura non viene più fuori. Tu già veni giovedì? Mangi? Mangi, mangi bene adesso, prima mangi no. Adesso. Uno, due, tre, quattro e cinque, sei, sette, otto e nove. Amando non ne ha avuto, è vero? No, no, no. Hai figli? Sì. Adesso ti sento bene? Sì, sì, tutto. Di coscia non ti fanno più male? No, no, no. Voi avete giovedì sabato? Giovedì sabato. E scongiuso una volta e mi sta attaccato ancora. Metto tu una camicia malamente. E quando è giù di santo faccio l'ultimo messo di gnut e basta. Va bene. Stop. Voi che lavoro fate, Ruggero? Io faccio il pescivendolo. Sentite, e perché siete venuto qua? Sono venuto qua perché una volta mi è venuta una crisi. Mi hanno portato all'ospedale. Una crisi perché avevo una pancia grande. Allora i medici mi hanno visto, dice, qua non c'è niente da fare. Ho messo una firma e me ne sono uscito. Mi hanno fatto i raggi. E allora così, camminando per la strada, sono arrivato qua altri anonimi. Ho trovato una signora, dice, dove vai? E me ne vado a casa, perché io sono uscito dall'ospedale. I medici dice che io non c'avevo niente. Allora la signora dice, vieni qua, ma ti accompagno di una signora, può essere qualche cosa. Così mi ha aiutato questa signora, che dice, lui fa, non so, le fatture, le teste, io non credo a nessuno veramente. Ma in tutti i modi sono andato da questa signora. Ho fatto vedere, ho fatto anche i documenti, anche sono stato ricoverato all'ospedale, alla rete. Anzi, due volte sono stato ricoverato. E i medici dicono, questa signora in tutti i modi ha fatto quello a fare, l'ha mandata a buttare a mare, così. E poi, dopo 15 giorni, la pancia, mano a mano, si è abbiata a ribassare. Sarà stato un miracolo, qualsiasi, ma io la pancia non l'ho vista più. Che cosa ha fatto di preciso la signora? Ha una testa con l'ac, spille, spaga nera tutto attaccato. L'altra volta tutto, così l'abbiamo andata a buttare a mare. Sono andato anche io, ho visto, l'abbiamo buttata a mare. Siamo andati con la macchina, anzi ho pagato io. Voi pensate che questa fattura ve l'abbia fatta qualcuno che conoscete, non lo so? Io veramente, può essere qualche amico, perché io vado a vendere attorno, può essere che ho potuto prendere i clienti suoi, e può darsi pure, mi fa sapere perché la strada di questo caro ammalato, e io vengo più a stare di luce. Quindi è stato qualcuno per invidia? Per invidia, ecco. Alle volte una sciocchezza di niente si fa una cosa grande. Dunque, voi che cosa volete adesso? Vostra moglie si stava portando in villaggio attaccata e si è fermata. Con l'amante che cosa volete fare? E io la voglio lasciare, ma quello sta sempre appresso. Sta sempre appresso? E allora si sta da faticando poco. Perché non mi fate un po' questo lavoro? Te l'ha già fatto, tu adesso sei venuto. Mi danno un po' di tempo che l'ha già fatto. Ho già pigliato i soldi, mangiato, poi me l'ha già mangiato. Non so. Aspettate un po', come pancia va bene? Sì, questa è la sedia verità, va sì, bene? Sì. Oh. E allora quando è domani? Domani è domenica. Venite lunedì e facciamo un po' che spartenza che le puoi tombare. Vabbè, basta che a mia moglie voi mi garantite che non sia... Sì, ma tu ti garantisci, tu ti fai vedere per tutto parte, che questo è veramente, ti fai vedere per tutto parte. Che aspetta che tua moglie ha chiappiato poi. Io ancora ti ho già messo mano a questo lavoro. Io l'ho già attaccata a tua moglie, che tu l'hai fatta, te l'hai pizzicata. E se stai portando, te l'hai già attaccata, sta bene o va ancora avanti? Appena adesso sta andando avanti. Sta andando avanti con me, che si sta portando come bene? No, no, che sta bene. E allora? Sono venuto qui, no, perché io sono sposato, no, ma essendo che c'è una ragazza che mi sta sempre attorno, cioè, o io sto attorno a lui, non ha importanza, se ne è venuta a accorgere mia moglie e si è bisticciata con la ragazza. E così mia moglie che era incinta, no, si stava abortendo. Così è venuta la signora che l'ha chiamata, non so che ci ha fatto sulla pancia, vai di segni così, e comunque si è fermata. E anche per farmi le carte per non far venire a quella ragazza. Mi ha fatto una fettuccia, no, tutta attorcigliata e ha detto metterla nel portafoglio. Sentite, voi che cosa fate? Che lavoro fate? Io vivo di esperienza. Sto vendendo due sigarette, qualche macchinetta, accendine, a Forcilla. Signore, ditemi un po', voi siete venuti qui da Margherita. Perché siete venuti qui?
perché il sonno di mio marito che non lo poteva ricavare per nessun motivo. Si teneva una donna. E in capo dei 6 mesi l'ho saputo e sono venuta da questa signora. In poco giorno mi ha fatto ricavare questo mio marito. E sono venuta come a portare un bel regalo a lei e a piangere i piedi come una Madonna. Perché prima viene Dio e poi lei che mi ha fatto tornare questo mio marito. Non potevo tornare di nessuna maniera. A me 4 bambini mi aveva abbandonato. La cosiddetta nottata è il rituale più complesso. Si tratta di un cerimoniale elaborato allo scopo di legare una persona ad un'altra, con gesti, oggetti particolari e formule. È indispensabile una testa di pecora o di gallina con 13 chiodi conficcati, un fuoco acceso sul quale gettare il sale ripetendo formule magiche e una fettuccia nera. La testa dell'animale rappresenta quella della persona che si vuole legare e i chiodi hanno la funzione di fissare un'idea d'amore. La fettuccia rappresenta la vera e propria legatura. Dopo il rituale, gli oggetti magici vanno nascosti, gettati in mare. Campana canna giorno, campana canna giorno, adesso stava a secondigliano, è venuto qua a Napoli, e che è venuto a fare? Ha legato figlio, ho attaccato e non scegliamo quando ha fatto tutto quello che adesso avevo. Vado adesso a faccia da finestra, che prima, a Pasquale che scappa in bagno, che cazzo ti lo vede, che va facendo pazzo dannato, pazzo dannato, pazzo, che va giovane, vieni che ti chiamo e ti richiamo. Mai pace, mai pace, mai pace, mai lei, mai pace, mai pace, mai pace, mai pace, signor chiamato, Pasquale. Mai pace, chiamato. Pasquale. Mai pace, mai pace, mai pace, mai pace, chiamato. Pasquale. Chiamato babbo, lei si sta sotto la mamma, mi ha chiamato. Teresa. Mi sbatto male, faccio su un ognuno, ma faccio su un ognuno, mi attacca. Talmente che attacca mi forte, sotto i piedi, adesso andate a pigliarmi. Come si chiama? Mi chiamo Pasquale. Quando figlia figlio è tanto tanta via, la trentata, incatenata, scatenata, tanto Pasquale veniva. Per cima si capiva, pigliate, sotto i piedi, la mamma mi ha portato. Vuota cielo, vuota terra, vuota mare, vuota legno, da volte, cervello, stentino e mezzo, sei che bambini, sei che bambini. Io ti chiamo, diavolo, su piaggio, tutti a unire partite, tanto Pasquale, per capire, mi ha pigliato, sotto i piedi della mamma mi ha portato. Diavolo, piglia a porta, diavolo, piglia a porta, la mente che ho portato forte, sotto i piedi della mamma mi ha dato la morte. Ecco, va già, fa bene, bene, figlia mia, aspettando un poco, ma facciamo venire, avanti. Come si chiama? Pasquale. Come si chiama? Pasquale. Voi chi siete? Sono la madre. Questa è tutta lavorata, vedi? Sì. Questa non si chiama, è lavorata già. Questa non si era buttata a mare. Sì. Mettete una bella pietra e buttatela a mare, perché è lavorata tutta quanta. Chiamato. Pasquale. Donna. Chiamato. Pasquale. Sotto vita la mamma nata la morte. Ma vuoi? Vi posso subito mi venire a dirci, l'ha lasciato veramente no? Sì. Mi capite? Sì. Mamma pagata. Ha dei miei soldi e poi riesco mi ha detto quando vostro figlio è venuto. Capito? Sì. Guardate la maniera, non andate di presso. Perché vorrebbe che è cambiata, non è come una volta. Che si sta da mano, tutto così in giro. Capito? Sì. Sentite, ma voi so che usate la testa per esempio. Sì, e quando giù la testa è per il posto, ma la testa non è che leva la fattura. La testa è che si fa la fattura. Ma la fattura come si fa? La faccio sempre bene.
di far fa pace, di far fa sta bene, che ho comunque avuto la capo stomaco, che non voglio esistere a questa donna, a quest'uomo, ma niente male. Ecco, ma spiegatemi un po' questo fatto di mettere i chiodi, per esempio, in un limone o in una patata, che differenza c'è? C'è la differenza che la testa è più forte che c'è la, c'è il cervello. La patata è più dura perché quando vengono più leggere faccio la patata. E il limone? Il limone è lo stesso come la patata. Sempre leggermente che non va male, che non va male né una e né l'altra. La testa invece è una cosa più forte. La testa per una più forte, che si vede per il posto una signora che viene a piangere, che poco piangono. Questa casa mia è piena di laghi. Come ha detto, c'ha la mandi, io faccio la testa e c'ha la faccia, e c'ha la faccia la sa. Signore, voi avete sul tavolino una scimmia, una specie di così, di fantoccio. Di fantoccio, sì. Di scimmia. Che significa? Significa che io avevo la scimmia bene. Né, che voleva fare tutte cose esso, veramente. E allora ti mettevi i carti di argentina là. Che lì è la ciampa, che la mano su, ma da petto mi sta c'è tutte le carte. E allora io lasciai, io mi su quella scimmia là a mezzo da posto. E lo stesso perché quando c'è chiamato, se devo chiamare un lavoro impossibile, metto la scimmia a tavola. La scimmia presenta il diavolo, l'essere, lui si chiama l'essere, non si chiama il diavolo. Noi lo chiamiamo l'essere, infatti è l'essere.